Cosa c'è? Visionair, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Visionair. Quentin Tarantino ha detto sì. Il regista ha sposato la modella e cantante israeliana Daniela Pick con una cerimonia intima a Los Angeles, lo scrive il settimanale People. I due si erano conosciuti nel 2009 durante la promozione del film Inglourious Basterds. Per Tarantino è il primo matrimonio. In passato, in un'intervista, aveva dichiarato che il lavoro monopolizzava tutto il suo tempo. Keira Knightley raggiunge Greg Kinnear nel cast di Misbehavior, film che racconterà ciò che avvenne durante il concorso di Miss Mondo nel 1970. Kinnear vestirà i panni di Bob Hope. L'attore presentò la manifestazione passata alla storia per la protesta di alcune agguerrite rappresentanti del Women's Liberation Movement, che lottava per i diritti delle donne. A rendere il concorso turbolento e memorabile fu anche la scelta di incoronare per la prima volta una donna nera. Intanto Matthew Vaughn sta lavorando al terzo film della serie dedicata agli agenti segreti di Kingsman. Questa volta però si tratterà di un prequel e si è già radunato un cast notevole che può contare su Ralph Fiennes, Charles Dance, Daniel Brühl e Rhys Ifans. La storia si svolgerà durante la Prima Guerra Mondiale e gli immaginari Kingsman verranno inseriti nel vero reggimento del Duca di Lancaster, che ha avuto una divisione con questo nome per più di un secolo. A proposito di agenti segreti, in Gran Bretagna va all'asta la pistola impugnata da Sean Connery nei panni di James Bond nel primo film della serie della più celebre spia del grande schermo. Si stima che potrebbe arrivare fino a 80.000 sterline, circa 90.000 euro. La Walther PPK nella pellicola viene consegnata a Bond da M, interpretato da Bernard Lee, in sostituzione della sua beretta. L'arma, nella realtà, apparteneva per davvero a Lee, che l'aveva data in prestito per le riprese perché la pistola di scena non era disponibile. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!